Ragazzi, ragazzi, ho una notizia per voi. Togliti la Fario, vai via! Solo un minuto, ragazzi, io vado in vacanza e devo dirvi una cosa. Finalmente la Fario se ne va! Non ci darò più fastidio! Ma non sarete da soli, avrete un babysitter! Sì, sì, vai, vai! Ciao! Ora vedranno cosa succederà, saranno nervosi. A few moments later. Zimut, che babysitter ci manderà a fare? Non lo so, Odisseo, ci aveva mandato un culturista, ci aveva mandato una strega, ci ha mandato mille tate, non me ne frega più niente. Ok, vedremo. Oh, stanno suonando. Andiamo a vedere chi sarà. Vieni, Odisseo, vieni, vieni. Sì, chi è? Zimut, vedi qualcuno qui? No, andiamo fuori a dare un'occhiata. Andiamo. Odisseo, pensi che qualcuno ci abbia ingannato? Non lo so, andiamo a dare un'occhiata. Andiamo, andiamo. Zimut, vedi qualcuno? No, non vedo in giro nessuno. Ci stanno facendo uno scherzo. Sì, amico, mi hanno stancato con i loro scherzi, è fastidioso. Sì, sono d'accordo. Oh, che cosa ho sentito? Niente, Odisseo, ci siamo immaginati questa cosa. Sì, dai, andiamo a casa. Ottima idea, andiamo a giocare a FIFA. Per tua informazione ti farò a pezzi, fratello. Nei tuoi sogni. Odisseo, che ci fa la ragnatela qui? Non lo so, ma prima non c'era. Dai, Odisseo, facciamo un giro da dietro, dai. Vieni, vieni. È molto strano, Odisseo. Sì, la prima volta che vedo così tante ragnatele. Sì, era molto grande, non so da dove venisse. Non lo so. E ragazzi? Tu sei l'uomo ragno! No, sono Batman, non vedi? Ma che Batman, Odisseo? Lui è il vero uomo ragno! Cosa? Che ci fai con uomo ragno? Cosa vuoi da noi? Sarò il vostro babysitter per 24 ore! Sì. Molto bello! Ci insegnerai a fare i tuoi trucchi, è vero? È come sparare ragnatele! E come arrampicarsi sui muri! È come combattere i nemici! Ragazzi, prima andiamo a vedere il nostro programma. Buona idea, ok, andiamo. Andiamo, andiamo. Spider-Man, Spider-Man, hai mai combattuto il Goblin Verde? Sì. E hai combattuto contro Venom? Sì, sì, li ho combattuti, te lo racconterò più tardi. Ok, ok. Uomo ragno, aspetta, aspetta, puoi mostrarci qualche tuo trucco? Sì, dimostraci che sei il vero uomo ragno, dai. Ragazzi, non sono mica un clown che vi mostra i trucchi, ve li mostrerò quando lo riterrò opportuno, avete capito? Ok. Andiamo. Mi hanno detto che siete dei bambini molto cattivi. No, no, siamo degli angeli, vero? Sì, sì, sì. Lancia un ragno della Zimut, per favore. Cavolo, amico, sono nei guai. Lo farò quando sarà necessario. Ok, ok, come vuoi tu. Zimut, andiamo a prendere la Coca-Cola. Vieni, vieni, andiamo. Ragazzi, la Coca-Cola è proibita. Non pensateci nemmeno, ragazzi. Sì, sì, come dici tu, come dici tu. Ragazzi, vi ho detto che vieto la Coca-Cola. Ve l'avevo detto che era vietata. Hai visto, Odisseo? Sì, sì, l'ho visto. Che figata! Ragazzi, è ora di allenarsi all'aperto. Seguitemi, vi insegnerò. Pronti, forza, andiamo. Forza, Zimut, anche noi possiamo diventare come un uomo ragno. Sì, molto bene, andiamo a vedere, dai. Vi insegnerò a fare parkour. Che bello! Vostra prima lezione. Ford, ma lo farai vedere solo a noi? Sì, vogliamo imparare anche a scalare i muri. Imparate prima le cose semplici, ragazzi, e poi inizieremo con quelle complicate. Bene, bene, io vado per primo. Bravo, Odisseo, bel tentativo. Dimon, ora tocca a te. Forza, vediamo. Non lo farò, voglio scalare il muro. Fa niente, Dimon. Continuiamo a imparare, dai, vediamo. Ragazzi, vedete questa Coca-Cola? Sì, la vedo. Ah, facile. Oh, perché non funziona? Hai dimenticato come si lancia la ragnatela. Ehi, non è affatto divertente. Ecco, prendi questo. Va bene, uomo ragno, ho capito il mio errore. Ok, passiamo alla prossima lezione. Vedete quel cagnolino lassù? Questa è la lezione più difficile di tutte. Dovete salvarlo. Vediamo chi di voi è più bravo. Ehi, molto facile. Buona fortuna, ragazzi, ecco a voi.
Vi ho dato la sfida più difficile. Vediamo se ce la fate, ragazzi. Questa è la più difficile, la più difficile. Ve l'avevo detto che questa è la più difficile di tutte le sfide. Forza, Odisseo e Noob, lavoriamo in squadra. Va bene, cercherò, dai. Vogliono essere uomo ragno, ma è molto difficile. Io sono l'unico. Vediamo cosa sanno fare ora. Che ne dite? Aspettiamo, aspettiamo. Abbiamo finito. Ho finito. Come? Signor uomo ragno, questo si chiama lavoro di squadra. Sì, e vogliamo davvero essere come te e combattere Capitan America. Non me l'aspettavo. Va bene, ragazzi, andiamo a mangiare qualcosa. Mangiamo? Sì, mangiamo il miglior cibo dell'uomo ragno. Dai, su. Odisseo, cosa pensi che mangeremo? Penso che mangeremo una zuppa. No, non credo. L'uomo ragno mangia solo verdure e frutta, solo questo. Amici, qual è il vostro supereroe preferito? Scrivetelo nei commenti. Il mio supereroe preferito è Uomo Ragno. E se Spider-Man è anche il vostro preferito, mettete mi piace e iscrivetevi e vedrete altri video. Bene, ragazzi, provate la mia ragnatela ora. Una ragnatela? Ma è commestibile! È la mia migliore ricetta! Proviamo! Ma la sapore! È divertente! Cosa c'è di divertente? Non ha sapore! Mangiate, mangiate, ragazzi, è molto buona! Ma ti dico, Demon, che mi sento molto più forte dopo averla mangiata, come un uomo ragno! Come vuoi tu, Odisseo? Un ragno, un ragno! Demon, io credo di averlo ucciso! Bravo, Odisseo, grazie mille, grazie al cielo! Cosa? Avete ucciso mio ragno? Cosa? Cosa? Cosa, Demon? Odisseo, abbiamo ucciso il suo ragno! E lui è l'uomo ragno! Ama i suoi ragni! Cavolo, amico Demon, hai ragione! Scusi, scusi. È meglio andare di sopra perché abbiamo degli affari da sbrigare, ok? Sì, sì. Scusa, 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 scusa. Ragazzi, mi avete veramente fatto arrabbiare. Adesso vi punirò, dormirete in una ragnatela. Come vuoi tu, come vuoi sì, tu. Sì, va bene, ma non ucciderci. Comunque vado di sopra a riposare. Maleducati, ne ho abbastanza di voi. Cercherò di dormire un po', magari riuscirò a rilassarmi. Bene. Odisseo, Odisseo, ora che l'uomo ragno cattivo se n'è andato, ci dobbiamo liberare in qualche modo. Sì, sì, ma come facciamo a liberarci, dimmi. Odisseo, il 3, saltiamo in piedi e cerchiamo di liberarci, sì, ok? Sì, sì, 1, sì, sì. 2, 3, alziamo, alziamo, alziamo. Forza, forza, strappa, strappa. Sono libero, sono libero, ok? Demon, aiutami, non ce la faccio. Dai, 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 da questa parte, vieni fuori. Vieni fuori! Cosa facciamo ora, Odisseo? Scappiamo! No, no, Demon! Sappi che questo piccolo ragno nero se ne prenderà adesso alla grande! Che cosa vuoi dire? Non capisco! Gli faremo qualche scherzo che poi scapperà sicuramente! Ma questo, Odisseo, è molto pericoloso! Va tutto bene, Demon, se vuoi seguimi! Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo a vedere dov'è! Andiamo, andiamo! Credo che l'uomo ragno si stia rilassando qui! Apri la porta, vediamo! Apri lentamente! Andiamo. Oh, è qui. Oh, bene, Demon, visto che sta dormendo, è ora di preparargli delle trappole. Dimmi, qual è la prima trappola che ti viene in mente? Mettere del dentifricio sulla maniglia della porta. Ma perché, Odisseo? Perché quando si sveglierà e toccherà la maniglia si arrabbierà e ci inseguirà. Va bene, Odisseo, ma poi cosa facciamo? Poi vedrai, Demon, vedrai. Oh, Odisseo, credo che sia una pessima idea. Demon, questo è solo l'inizio. Ora andiamo di sotto e prepariamo altri scherzi. Ok, allora andiamo. Dai, vieni. Allora, quando ci inseguirà, io metto qui una buccia di banana. Sì, è una buona idea. Bene, così mettiamolo qua. E quando cadrà e sverrà, lo butteremo fuori di casa. Sì, Odisseo, beh, ma lui è l'uomo ragno, e se non sviene... Ho una soluzione, uno spray che uccide i ragni. Wow, Odisseo, bravo. Vedete quanto è intelligente Odisseo alla fine? Non lo sapevo, fantastico. Andiamo. Sì, chiamiamolo. Dai, 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 dai. Spada ragno! Aiuto, aiuto! Cosa c'è che non va? Chi mi sta chiamando? Cosa vogliono questi stupidi, eh? Oh,
C'è qualcosa che non va qui. Ah, percepisco un pericolo da quella porta. Lo sento. Cos'altro potevano inventarsi quegli stupidi? Sento il pericolo qui. Pensano che siano un bambino, eh? Non sanno con quale supereroe hanno a che fare. Piccoli stupidi. Odisseo, adesso è un buon momento, vai! Bene, ok, vado. Buona fortuna, amico mio. Vi prenderò e vi mangerò. Uomo ragno! Guarda cosa ho trovato! Oh, e questo che cos'è? Ci vediamo, uomo ragno! No! No! Me ne vado! Stas, guarda come sono belli questi sushi! Sono cattivi, Rafario! Ragazzi, andate via di qui, so cucinarli meglio di voi! Come vuoi, Timon! Ehi ragazzi, ho in mente un'idea folle! Che idea, Odisseo? Dobbiamo fare una sfida, perché voi dovrete cucinare quello che io disegno! Ci sto, forza, sì. facciamolo! La prima cosa che voglio è il sushi! Lo voglio delizioso! Cosa stai facendo? Non sta bene! Sono il maestro del sushi! Va bene, facciamo il sushi come si deve. Cominciamo con il riso. Ecco qua, ma io non ne avrò bisogno. Io avrò bisogno di questo. Prendiamo la panna montata. Un occhio di gelatina. E invece del pesce metterò i pesciolini gommosi! Tutto è pronto! E naturalmente non dimentichiamo il cioccolato! Questo è un incubo, Stas! Sto mettendo il riso! Ah, che bel pesce! Così e così! Ora dobbiamo avvolgere il sushi! Ora tagliamo il sushi. 2 fette. 3 fette. Non ne ho bisogno, lo faremo con le mani, ragazzi. Oh mio Dio, Raffaele, non è professionale. Non preoccuparti, Timon, mai e poi mai, ok? Ottimo. Delizioso. Che schifo. Ora che mettiamo schifo. Il pesce. Mettiamo il pesce, ok, di più. Devo assaggiarlo per essere sicuro che sia un buon pesce. Ora mettiamo tutto quanto assieme, così. Non sta bene. Bene, ora tagliamo, ragazzi. Ora lo mettiamo sul piatto. Aggiungiamo la salsa di soia, ragazzi, così sarà perfetto! Cosa? Oh my god! E ora è il momento di provare il sushi! Ma però queste bacchette non mi serviranno! Però prima devo provare quelle di Stas! È impossibile mangiare il sushi dolce e disgustoso. Stas, hai perso il 100%. Dai, Odisseo, è delizioso, di la verità, fratello. Proviamo quello di Raffaele. Ma perché sono così enormi? Ma perché c'è così tanta salsa? Proviamo. Che schifo! Perché sono disgustosi, Odisseo? Non possono essere disgustosi, sono deliziosi! E adesso devo assaggiare quelli di Timon! Ma questi sembrano
grandi e leziosi. Dimon vince! Sì, amici, ho vinto! Ma, ma, ma. E adesso io voglio i waffle! E che siano molto, molto, molto buoni! Sì! Rimarimpiamo nuovo. Ops, non ci sono riuscito, ma va bene così. Adesso aggiungiamo il sale. Aggiungiamo ancora un po' di sale. Ops, ho sbagliato di nuovo. Ma va bene così. Andiamo. Cosa sta facendo? Non preoccuparti, ora mescoliamo. Stas, aggiungi un altro uovo. Timone, hai ragione, grazie. Sì, ora va meglio. Sono perfetto. Prendiamo la farina. Va bene, continuiamo. Abbiamo sbagliato tutto, ragazzi. Abbiamo sbagliato tutto. Wow. Oh, oh, oh. Ragazzi, sto usando la zucchina verde per preparare waffle deliziosi e salutari. Ho finito con l'impasto, ora li cuoceremo, ragazzi. Prendiamo l'impasto e ora riempiamo la piastra per i waffle. Riempiamo così che verranno grandi, ragazzi. Oh, ecco. Ah, sì, capisco. Allora, aggiungo due uova alla zucchina grattugiata. Rompiamo un uovo. Ora il secondo uovo, ottimo, opla, farina, e ora mescoliamo il tutto. Aggiungiamo le verdure, così sarà molto salutare. Mescoliamo di nuovo, mescoliamo molto bene e versiamo il tutto sulla piastra per i waffle. Avremo i waffle più deliziosi e più salutari. Ora chiudiamo, così si cuociono. Ok, lo metto anche io. Stas, questa è una pessima idea. E chiudiamo, la fai, non ti preoccupare. Ah, si è chiusa! Stas è completamente pazzo, sei sicuramente pazzo! Ragazzi, è tutto pronto! Forza, apriamo e vediamo insieme! 1, 2, 3! Oh! Semplicemente perfetto, ragazzi! Cosa ne pensate, eh? Non potete dire nulla perché Raffaello sa come cucinare i waffle! Ora mettiamolo su un piatto. Fantastico, fantastico, ragazzi. E ora, ragazzi, aggiungo lo sciroppo. Uno sciroppo molto buono. Oh, ragazzi, fantastico. Così, ora, ragazzi, mettiamo il burro sopra. Che bellezza, ragazzi. Anche i miei waffle sono pronti. Ottimo. Oh, mettiamolo sul piatto. Aggiungiamo erbe per la decorazione e per la salute, ovviamente. Ben fatto, Limon! Cosa puzza così tanto? Stai un'occhiata! No! No, amici, no! Stas, sei un idiota! Si sono bruciati, ragazzi! È la fine, hai perso la sfida! Ho un'idea su come salvarli! Guardate qua! Mettiamo sopra della panna montata per coprirli. Se saranno belli, io potrò vincere la sfida. E sicuramente ancora una fragola. Odisseo, assaggia pure. Qual è il più buono? Ragazze, è arrivato il momento di provare i waffle. Inizierò provando, sì, i waffle di Mon. Che cos'è? Chi mette le verdure e le foglie sui waffle? Che schifo! Sì, e qual è il problema, Odisseo? Ma vabbè, devo provare comunque. Uh,
amico, pensavo ti sarebbe piaciuto. Ora proviamo quello di Raffaria. Hanno un aspetto molto appetitoso. Assaggiamo. Perché sono molto dolci e deliziosi. Grazie Odisseo, lo sapevo che avrei vinto. E ora è il turno di Stas. Cos'è? Ma no, è strano. Ma cosa sono? Non sono waffle, loro sono delle rocce. Come si fa a mangiare? Odisseo, prima lo devi provare e poi puoi parlare. Non ne proverò nemmeno. Il vincitore era Fario, con un ampio margine. Sì. Ho vinto. Ora ragazzi, voglio delle ciambelle fresche e molto deliziose. E come possiamo fare? Molto facile. Sono pronto a vincere ragazzi, andiamo. Sì, forza. Adesso giochiamo un po' e andiamo avanti ragazzi. E così ci siamo. Sì, baby, vai, andiamo! Sta andando tutto bene, grazie a Dio! Abbiamo dei cerchi, uno grande e uno piccolo, guardate! Cosa sta facendo? Eliminiamo l'impasto che non ci serve! Ottimo ragazzi, pronto! Farò meglio di Raffario. È qui, ecco, ottimo. Ora aspettiamo che passi un po' di tempo. Ha un ottimo profumo. Io ho un'idea, prendiamo un panino e facciamo un buco. Ecco, fatto! E adesso versiamo gli sciroppi! E non dimentichiamo le caramelle! Oh, sono fantastiche! Dallo a me, vedi cosa faccio? Faccio una cosa molto più intelligente, ragazzi, guardate! Prendiamo una ciambella e... è fatto, ragazzi! Che stai guardando? Faccio quello che voglio! Ecco qua! Buono ragazzi, molto buono! Beh, Odisseo, dimmi chi ha fatto le ciambelle migliori? Certo, le mie! No, le mie! Ragazzi, è ora di provare le ciambelle! E adesso cominciamo da quelle di Demon! Buone! Ma ad essere sincera mi aspettavo di meglio! Odisseo, sono un professionista, le mie sono le più buone! Ora ragazzi, proviamo quelle di Raffaele! Inoltre guardate quanto sono belle, guardate! Ci sono delle stelle, il cuore, dei bei palloncini! E adesso proviamo! È incredibile! 10 su 10, cioè il 100%! Odisseo, grazie mille, sì! Ottimo! Ora è il momento di dare un assaggio a quelli di staff! Inoltre ragazze, perché sono così strane? Ma è una ciambella o cosa? Non lo so, ma le ciambelle di staff sono davvero strane! Bene, allora proviamo! Va bene, ma onestamente non è una ciambella! Vabbè, l'importante è che io ci abbia provato, fratello! Il che significa che Raffaele vince! Sì, baby! Ho vinto! Stas, giochiamo a carta forbice pietra e il vincitore si aggiudicherà una grande piscina e 1000 euro! Chi perde riceve una piscina piccola 10 euro! Forza, andiamo! Pietra! Sasso, carta forbice! Ciao! Ho una piscina costosa! Ok, credo che non sia un problema. Vediamo ora quali sono le piscine in arrivo. Questa intera piscina è mia! E ho 1000 euro da spendere! Organizzerò una grande festa! Comprerò palloni, materassi gonfiabili, cibo, bevande e mi divertirò un mondo! Ragazzi, che diavolo è questo? Guardate che piscina mi hanno dato! Riesco a malapena a entrare qui dentro! Cosa ci farò? Questa è una piscina per un bambino piccolo! Ragazzi, io qui non ci sto! Come farò a nuotare qui dentro? Non è giusto! Questo è davvero ingiusto, ragazzi!
Ragazzi, ho comprato 1000 palline con i miei soldi e le getterò tutte in piscina. Inoltre, ragazzi, con questi soldi ho comprato un sacco di materassi gonfiabili. Quello è il mio unicorno e posso galleggiarci sopra quanto voglio. Ed ecco la mia pizza, ragazzi. Ho un po' di fame, ma mangerò più tardi. Ah, e qui, ragazzi, ho un elicottero. Posso dormirci sopra. Ah, e questa è la mia barca. Sarò io il capitano. Inoltre, ragazzi, ho una ciambella e un'anguria. E voi quale preferite, la ciambella o l'anguria? A me piacciono tutti, perché stasera c'è una festa e ho i soldi. Ho anche questo castello gonfiabile. Hoppa! E soprattutto ho uno scivolo gonfiabile. Mettiamolo dentro. Sono pronto a fare festa. Ora aspettiamo i nostri amici. Andiamo a fare una nuotata sulla pizza. Ragazzi, c'è un problema. Non c'è acqua nella mia piscina. Devo chiedere un po' a Dimon. Dimon, dammi dell'acqua. Sì, Stassi, prendi dell'acqua, ma non troppa. Non dimenticarti che io sono ricco e tu sei povero. Ok, Dimon, ok. Certo, come no, ne prenderò quanto mi serve per la mia piscina. E chiamerò i miei amici, così ci divertiremo. Credo che i veri amici verranno da me. Chi se ne importa dei soldi di Dimon? Tutti gli amici verranno da me. A few moments later. Oh, ciao Raffaello. Oh, ciao, come stai? Va? Siete venuti a trovare me? Da me siete venuti, amici miei. Ragazzi, che ne dite? Andiamo nella piscina di Stas o quella di Dimon? Do Dimon, do Dimon, veramente, sì, sì. Do Dimon, do Dimon. Ragazzi, voi siete i miei amici, dove andate? Perché da Dimon? Ma che piscina è? Così piccola. Guarda che piscina che ha Dimon, andiamo. Farò data, sì, andiamo! Sì, sì, forza, forza! Che figo! Come va, Stas? Sei invidioso? Guarda che piscina che ho, guarda che compagnia che ho! Non sono amici, sono dei ratti! Mi hanno tradito per denaro, che tu hai un po' più di me. Io sto bene nella mia piscina e non sono affatto geloso! Ok, Stas, come vuoi tu. Ora vado a divertirmi alla mia festa! Alla nostra festa! Blah! Solo gelarmi, ragazzi! E non dimenticate di iscrivervi per essere come me, Raffario! Solo gelarmi! E la vita è una cosa fantastica! Ragazzi, ragazzi, una festa senza musica, questo è inaccettabile! Ho portato una cassa! La festa continua con la musica! Andiamo! Oh, amici, guardatemi, io qui ci sto a malapena, ma farò la mia festa ugualmente. Io quelli non li invidio, non li invidio affatto. Siete pronti, ragazzi? Sì, 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 andiamo. È una truffa, ragazzi. Ragazzi, io sono il re e questo è il mio castello. Cosa stai facendo, Faccio quello che voglio, perdente, invidioso. Sei geloso perché mi diverto più di te. Uno, due, tre. La vita è bella, ragazzi. Sono l'esercito GL. Ragazzi, ok, forse sono un po' geloso, ma ora mi farò un cocktail. In realtà sarà acqua, ma dirò a tutti che è un vero cocktail, perché non ho molti soldi. Avevo solo 10 euro, capite, ragazzi? Che cocktail delizioso. Non siate le gelosi, ragazzi. Stanno rotolando giù per lo scivolo. Forza, ragazzi, forza. Sono Raffario! Uno, fantastico! Due, tre! Sì, 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 fantastico! Festa, festa! Trottano giù per lo scivolo! Anch'io ho lo scivolo, ragazzi, questo! L'ho comprato usato per solo 5 euro! 5 euro per la piscina, 5 euro per questo, e i miei soldi sono finiti! Adesso lo farò anch'io! Si romperà! Ragazzi, il mio scivolo si è rotto, che sfigata! Brutto scivolo, mi siedo in piscina da solo. Mi rinfresco in altro modo. Ragazzi, Stas si sta schizzando da solo. Dai, aiutiamolo. Andiamo.
Fermatevi, fermatevi, fermatevi! Basta, fermatevi, basta, fermatevi! Basta, basta, basta! Cosa siete, uomini o animali? Fondamentalmente, Stas, siamo tutte persone animali! Vi odio tutti, smettetela, vermi! Allora ragazzi, propongo di fare una sfida. Adesso chi si tufferà meglio vincerà 100 euro! Oh, fico ragazzi, ci sto! Sì, ci sto! Fantastico, grande! Bravo! Andiamo! Ragazzi, siete pronti? Sì, pronti! E anch'io sono pronto, Dimon, farò un tuffo anch'io! Sì, Stas, fai un tuffo anche tu nella tua piscina! Ok, va bene, mi tuffo nella mia piscina, però così posso colpire la testa, perciò farò il tuffo in modo diverso, guardate! Oh, ho vinto, ho vinto! Ci puoi scommettere! Allora ragazzi, salto per primo, andiamo! Grande, salta! Ora io 1-3! Ragazzi, scrivete nei commenti chi pensate che sia il miglior tuffatore. Io gli darò 100 euro! Ho vinto, ragazzi! Scrivete nei commenti che ho vinto io. Non vi dispiace per me? Sono seduto in una piscina piccola, non ho compagnia, non ho nulla. Scrivete che ho vinto. 1 hour later. Ragazzi, ho un'altra sfida per voi. Chi vince la sfida vince il mio cocktail. Io! Dai, Tibia, qual è la sfida, Prendete ora questi due spadoni. Starete nella mia piccola piscina e dovrete fare della scherma. Chi uscirà dalla piscina perderà. Chi vince si aggiudica il mio delizioso cocktail. Sì, ci sto, sì. Adesso inizia la battaglia per il mio cocktail, ora! Andiamo! Sì! Grande Odisseo, hai vinto il mio cocktail! Dalloma, fammi bere! Buono, buono, un cocktail! Cosa diavolo hai fatto? Perché? È solo acqua, non è un cocktail! Sei proprio un imbroglione! Se non ti piace il mio cocktail, allora ciao ciao! Volete andare contro Stas Papa, Volete mettervi contro Stas Papa, No! Nessuno si mette contro Stas Papa! Volevo fare questa sfida e farvi ridere un po'. E voi tutti mi prendete in giro, non piaccio a nessuno. A few minutes later. Ragazzi, andiamo a bere la Coca-Cola. Quindi, sì. Vieni. Prendi. Grazie. Prendi questo. Grazie. Attenzione! Perché lanci le palle, Date anche a me una Coca-Cola! Avido, anch'io ho sete! Ho sete, aiutatemi! Ok, va bene. Stas vuole una Coca-Cola. Io dico, ragazzi, facciamogli uno scherzo! Ottima idea! Sì, ragazzi, ottima idea! Forza, agitiamola! In modo che quando l'aprirà ci sarà un'esplosione! Fantastico! Ottimo, andiamo a dare questa Coca-Cola a Stas! Sto arrivando! Ecco, Stas, tieni, fratello, prendi la Coca-Cola! Oh, Dimon, sei mio miglior fratello. Grazie mille per la Coca-Cola. Adesso la bevo. Sì. Stas ha fatto un bagno nella Coca-Cola. Non è affatto divertente, Dimon. Tu sei un truffatore. Tu sei in assoluto il peggior fratello del mondo. Sì, Stas, hai ragione. Sono il peggior fratello. Ma io sono ricco. Ciao, ciao. Sì, molto divertente. Ragazzi, volete mangiare una pizza? Sì! Ragazzi, per tutti noi ho ordinato una pizza! Pizza! La vita è bella! Sì, anch'io voglio la pizza! E tu, se vai a comprare una pizza con i tuoi soldi? Ah, dimenticavo, non ne hai! Non siete affatto giusti! Non siete affatto giusti! Che bello! Allora, ragazzi, mangiamo la pizza! Ragazzi,
ragazzi, vi supplico, vi imploro, vi sto davvero implorando di darmi una pizza. Ho fame, mi fa male la pancia e non mi sento bene, per favore, voglio la pizza. Perché non gli diamo una pizza? Mi dispiace per il ragazzo. Ah, Raffaello, va bene. Ecco, Stas, questa pizza è per te, tieni. Dai, Raffaello, dammi quella pizza, forza, forza, forza. La pizza, la mia pizza, la pizza. Siete tutti nei traditori, non gioco più con voi, non vi piacete, basta, non vi sopporto, basta, vado via da qua, non gioco più con voi. Ragazzi, Stas ha perso, ma credo che abbiamo esagerato. La festa continua. Allora ragazzi, se vi è piaciuto il nostro video, mettete mi piace, iscrivetevi ragazzi e ciao ciao.